No, non sono uno sfollato, sono un abitante di Certosa. La vede questa maglietta? È di Berlino. Loro sono stati oltre il ponte. Noi adesso capiamo cosa vuol dire essere oltre il ponte. Siamo chiusi. Non siamo liberi, lo capisci? Non siamo liberi. Io ho la richiesta di essere un po' intelligenti e di non sparare cretinate a tutt'andare, di pensare un po' al futuro di questa situazione, di velocizzare l'iter processuale. Cioè, dicono di fare tanti cambiamenti e non hanno fatto niente. Dormono, questo che dormono. Sono venuti qua a fare i pagliacci, hanno fatto un po' di propaganda elettorale, sono tornati e le cose non si sono mosse quasi di nulla. Soltanto localmente c'è stato, i mezzi pubblici vanno ed è l'unica cosa positiva che ha acquistato. A livello locale, si stanno dando da fare. Da Roma, più che venire a fare campagna elettorale, non credo che abbiano fatto molto di più. Io ho visto cadere il ponte, l'ho visto costruire e quella mattina è stata atroce. Siamo fuori casa, aspettiamo delle risposte che ancora non ci danno. È lunga, è lunga, è lunga, perché comunque ci aiuta il sole, per fortuna, ma se arriva l'inverno è dura. Non che abbiamo perso fiducia, però non capiamo se ci sono le cose per farci stare tranquilli o perché le pensano veramente e le mettono in pratica. Il problema è quello lì. Vogliamo ancora crederci perché purtroppo dipendiamo da loro. Un messaggio per la viabilità, libertà. Vogliamo le strade libere. Non funziona niente. Ogni giorno dobbiamo perdere 5-6 ore al giorno. Allora, io sono anche un commerciante, praticamente proprio vicinissimo alla parte dove sono stati sfollati. Cerchiamo di andare avanti, però ci troviamo veramente in difficoltà anche per il fatto della viabilità. Speriamo che ci aprano più presto le strade. Sì, secondo noi un pochettino ci stanno muovendo, però ci vuole un pochettino di più, una spinta in più per poter aprire più presto possibile le strade.